giorno come tanti. Oggi si festeggia l'anniversario dell'unione tra il Dio Babbo e la Dea Cupra. 75 lunghi anni sono passati dal loro matrimonio. Vediamo cosa sta succedendo. Comunque mi sa che è un problema diffuso pure tra gli architetti vostri.
Guarda che piramide scacanata. Ma non si potrà proprio parlare con Isciu per farle capire? Il problema principale è che il mio sole non potrà più sorgere. Se volete vi accompagno da lui. Le divinità si incamminano vicino al sole e trovano un dio depresso e rassegnato. Cocco, quel che è successo? Se vuoi sapere? Povero me, mi resta poco tempo da vivere. Il calendario dice che non ho speranze. Ma dai, apostà, sto calendario non si potrà modificare in qualche modo? Magari, ma quello che è scritto, è scritto. Aspetta, dai parti nostre siamo abituati così. Quando pare che non ci sta una soluzione, ne parliamo a tavoli e con una bella bottiglia di verdicchio si risolve sempre tutto. Dagli Marco, piglia bottiglia. E le divinità iniziano a sorseggiare il buon verdicchio. Sorseggiato il buon divino, sembra che Bacco sia colpito da un lampo di gel. Oh, aspetta un po', a me su mezzo orologio mi ricorda qualcosa. E compra, passami la valigia, va. Dai, resta. Tanto mi pare che ce l'avevi da qualche parte, sa? Ma mi puoi vedere, nessuno. Questa dopo ma spieghi in casa, sa? Eccolo! Ma dato sti cuprezzi, ne sa sempre uno più di un diavolo. Va a finire che a profezia l'ha fatta Ezio Bartocci. Vedete sto simbolo? Qui! Sono i nostri codici! Ma che codici? Non vedete più lato naso proprio come Cuprezzi! Qui siete ballerini mascherati a 75! Un numero di volte che Cuprezzi si è divertiti a festa dell'uva! Io, come la dica ti sopporto? Ma no, e quanti giri deve passare a mezza trottola prima che finisce il mondo, zoppo? Quello è Bacco, ma questo vuol dire che i nostri conti erano sbagliati. Allora la fine del mondo è rimandata. Il sole avrà vita lunga ancora per molto. Oh, non vi offendete, ma sti calendari in pietra non fanno più altri. Appena arriviamo a Cupra, vi scriviamo una bella cassa di verdicchio e il calendario dei frati Induino. Lucì che sa fare profezie, qua neve c'è chiappa sempre. Ma grazie cari amici, ci avete aperto gli occhi. Per noi è l'inizio di una seconda vita. Ogni nuovo giorno sarà un giorno in più che ci viene regalato. Grazie verdicchio di Cupra Lontana. E anche questa profezia il verdicchio se la porta via. Allora Daniela, dobbiamo fare l'applausometro tra un istante soltanto. Intanto volevo ringraziare anche Marco Scortichini e Stefania Solana che sono stati veramente bravi a leggere i testi e recitando anche delle rappresentazioni coreografiche di questo bellissimo carro. Allora, carissimi amici del pubblico, la giuria tecnica sta esprimendo i vari punteggi sulla base dei criteri di valutazione che poi magari Daniela vi ricorderà. Intanto dobbiamo dar seguito all'applausometro. Quindi aspettiamo, facciamo fermare un attimo il carro. Ecco, fermi un attimo con il carro. Fermi. Bravi. E adesso chiediamo l'assoluto silenzio della musica del carro, quindi niente di più. Dobbiamo fare il conto da rovescio, 3, 2, 1, da quando il via per l'applausometro, chiediamo con te, ma ci siamo? Siamo pronti, quindi pubblico. Andiamo a votare il carro di San Michele. 3, 2, 1, via l'applauso. Benissimo, allora con l'applausometro abbiamo